medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il signor Ussia Giuseppe ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, che è 1544. Alle ore 11:35 del giorno 11 giugno 2018 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Guardavalle il signor Giuseppe Ussia. Intanto a tutte queste persone che sono dietro a me e anche a quelle che non sono potuti essere qua a festeggiare questo giorno importante. Oggi per Guardavalle è un giorno importante perché si dà continuità a un progetto che la gente ci ha creduto, un progetto che ci deve dare quel cambiamento voluto, perché se la gente ci ha votato è proprio per questo, perché sono convinti che noi siamo le persone giuste per poter dare un cambiamento alla nostra città. Tante polemiche, ma ha vinto in effetti la democrazia e la correttezza di Pinussia. Ha vinto la trasparenza di tutti noi, di questo grosso gruppo che ho alle spalle, e soprattutto ha vinto la serenità, la trasparenza e l'onestà. Noi abbiamo questi valori che ci riportiamo da una vita, dai nostri genitori, dai nostri antenati, e sono convinto che la gente ci ha votato anche per questo, al di là poi dei risultati che sono arrivati. La continuità è quello che abbiamo chiesto ai nostri cittadini, noi dobbiamo continuare a fare il lavoro che stiamo facendo, perché i risultati poi arriveranno. Intanto già da stasera ci riuniremo, perché abbiamo l'opportunità per il centro storico, perché ci sono 100 milioni di euro per usciti il bando l'altro giorno in regione, per ripartire dal centro storico, perché tutti si sono riempiti la bocca del centro storico, figuriamoci se noi che ci abitiamo nel centro storico non crediamo. L'importante è avere l'opportunità per farlo, quindi puntiamo adesso subito con questo finanziamento. C'è anche l'importante il piano strutturale associato, che è lo sviluppo armonico della nostra comunità, è da 40 anni che è fermo, siamo riusciti a farlo ripartire, quindi sono i due progetti importanti come inizio e come continuazione, ma soprattutto anche programmare un'estate serena e tranquilla per i nostri ospiti e soprattutto per noi che ci viviamo in questa comunità. Sono iniziati i lavori e c'è il problema anche del passaggio a livello. Sono quei progetti che stiamo già per completare. Passaggio a livello, abbiamo già il progetto in regione, abbiamo concordato con la Ferrovia dello Stato, con gli amministratori regionali. È un progetto innovativo che sicuramente darà sviluppo al nostro litorale, darà opportunità di lavoro e soprattutto abbelliremo ed elimineremo la preoccupante situazione del passaggio a livello, perché si rischia veramente che ci possa essere qualche incidente grave. Quindi è un problema che ci abbiamo creduto da 2 anni, abbiamo veramente girato lungo e largo la Calabria, alla fine chi si muove da Palazzo Santa Cazzo poi alla fine arrivano anche i risultati. Noi in questi anni lo abbiamo fatto e mi permetta di ringraziare i ragazzi che hanno lavorato con me, quindi Elisa Salerno, Antonio Scoleri, Peppe Caristo e Lele Campagna, un gruppo risicato che ha saputo veramente dare delle risposte alla gente. Adesso ho un gruppo allargato, ma non solo dai componenti del Consiglio Comunale, ma anche dalla gente che ci vuole bene, e ce l'abbiamo oggi presente qua in mezzo a noi, dove l'impegno che abbiamo preso è quello di fare le scelte comuni e insieme a loro, perché sai l'ok e la condivisione da parte della gente, i risultati arriveranno. Quali saranno i rapporti con la minoranza? L'ho già detto ieri sera, noi non abbiamo nessuna prescrizione, noi siamo disponibili all'apertura e soprattutto alla collaborazione, ma deve essere una collaborazione costruttiva. Se deve essere una collaborazione denigratoria e di mettersi attraverso a qualsiasi cosa viene proposto in Consiglio Comunale, allora a quel punto là noi continueremo da soli. Abbiamo i numeri e abbiamo la città che ci vuole bene.